Questo bello con i dipinti. I cavalieri hanno una lunga asta, in questo caso lancia, è una lancia cortese, perché non deve ferire l'avversario, è un gioco, e allora sul puntale viene messo un tappo di legno, proprio perché non debba ferire. Ovviamente vince chi disarciona più cavalieri, e che cosa vincerà? Vincerà il taglio, che noi sappiamo ancora utilizzare, e che leghiamo appunto a queste giostre di cavalieri. E il paglio lo vedete retto in alto da quella pertica, era sempre un tessuto molto prezioso, un tessuto in tessuto di argento e oro, a volte anche decorato con perle e pietre preziose, sarebbe servito con tutta probabilità per confezionare un abito alla dama, oppure anche allo stesso cavaliere. Nella parte di sinistra noi vediamo quell'edicola con quelle belle colonnine e vediamo Re Cristiano di Danimarca affacciato che sta assistendo al torneo. Alla sua sinistra riconosciamo Bartolomeo Leoni, attorno nobili donne e cavalieri del seguito del nostro sovrano. L'affresco lo vedete benissimo, soprattutto ci dà uno spaccato della moda del tempo, come erano vestiti i cavalieri, come portavano il cassetto, che colori venivano utilizzati, come erano bardati i cavalli. In alto, sulla sinistra, vediamo le colline bergamasche e quella città che viene evidenziata è proprio Bergamo, Bergamo Alta. Dopo il torneo, il pranzo, ovviamente, un banchetto sontuoso da offrire all'augusto ospite che riconosciamo qui a capotavola. Da sottolineare che i tavoli dell'epoca non erano degli arredi fissi nelle stanze, come per il nostro tavolo. Venivano montati dei cavalletti ricoperti con delle assi di legno, un castello in lontananza e poi le Europie e le Alpi. Sulla sinistra abbiamo il nostro Re Cristiano, la sua cavalcatura grigia, affiancato dal Colleone sulla cavalcatura bianca, i due signori pare stiano conversando amabilmente, i paggi con i cani, che saranno quelli che poi riporteranno la selvaggina, ed è una caccia col falcone. In alto voi potete vedere il falcone che sta predando un altro uccello, dai quali voi vedete pendere i tappeti di cui vi avevo parlato prima. Fresco molto grande, aveva bisogno appunto di una dimensione più ampia di uno. Siamo al momento pedra in profondità e nel tempo resta molto più di una piccola stella. Un muro a sinistra, l'altra del Martinengo, a destra il suo stemma personale. Nella parte inferiore a sinistra voi potete riconoscere due teste di leone unite da due barre bianche. Questo stemma fu concesso
la regina dovrebbe pensare che fosse necessario avere un angolo dedicato al culto. E voi vedete appunto questa bella crocifissione, sopra nella mandorla si riconosce il Cristo Pantocratore che tiene in mano la terra, il globo, ancora diviso in tre parti perché le Americhe ovviamente non erano ancora state scoperte. Ai lati degli angeli con i simboli dei quattro evangelisti, nel sott'arco potete vedere questi puttini musicanti che tengono in mano degli strumenti musicali tipici dell'epoca, non sono strumenti di fantasia ma effettivamente allora esistevano. Mentre nei due pennacchi frontali una bella annunciazione dove vediamo l'angelo con questo grande cartiglio svolazzante e la Madonna inserita in un'edicola con una prospettiva che ci ricorda molto la prospettiva Giottesco Leoni, quando Bartolomeo Colleoni acquista questa roba. Mentre qui fuori possiamo vedere altri affreschi, di nuovo cinquecenteschi, l'autore è Gerolamo Romanino, un autore coevo del Pogolino, lavoreranno anche assieme, anche lui è un professore della realtà. E qui si rappresenta la serie di Berna, siamo nel 1437, Niccolò Piccinino, assolto di Guglielmo Vito, Conte di Milano, con la serie di arriva in soccorso di Berna con Leoni, lo riconosciamo a sinistra, totalmente a sinistra, con la bandiera della Teresa con Colone, riesce a far togliere il stile di Berna e in questo caso, come vedete, possiamo vedere la Berna Noata non ancora accendere allora non c'erano ancora le nella parete di qui in alto un fresco che purtroppo sono tutti parenti del tempo per ci parla di un'altra battaglie queste con Leone, mi dice, una battaglia avvenuta nel 1400. Dicevamo appunto, giochi di caccia, si vedono alcuni animali, i cani, oppure passeggiate al di fuori delle mura, in lontananza altre città turinese, ma hanno una particolarità queste feste, sono di maestranza francese. Bartolomeo Colleoni chiamerà dei pittori borgognoni per affrescare questo salone e quindi questi affrescheranno, rappresenteranno dame e cavalieri vestiti con la moda francese, non con la moda che avremmo potuto vedere noi allora. Le dame avevano questi abiti con uno scollo a V, con una cintura portata alta sotto il seno, avevano questi cappelli con delle specie di corna piuttosto alti che vedete anche ogni tanto. La Borgogna sicuramente era degli arredi, ovviamente con materiali moderni, ma su disegno antico, cioè a riproduzione fedele di quelli che erano gli arredi quattrocenteschi. Alice che ce lo indica, la Carità sta distribuendo delle monete, la Giustizia con lo spadone, la Prudenza, in questo caso è rappresentata una fanciulla con i polsi legati e un frustino in mano, a dirci se quello che sto dicendo o l'azione che sto portando avanti è di un certo impegno. È bene che io mi fermi a pensare prima di fare e di dire, a pensare quel tempo che mi serve per potermi liberare dai lacciuoli e eventualmente anche darmi una frustata per ricordarmi quanto debba essere io responsabile in quello che dico e in quello che faccio.
la temperanza, che viene sempre rappresentata con questi due brocchi, il vino e l'acqua, che vengono mescolati, non tutto di uno, non tutto dell'altro, nel mezzo sta il giusto. La speranza, in questo caso l'affresco è un po' più rovinato, però la nostra fanciulla tiene questa borsetta dove ci sono delle sementi. Le sementi sembrano poi delle cose secche, morte, noi sappiamo che invece messe in un terreno fertile possono dare una pianta, possono dare da mangiare, sfamare delle persone. E quindi mai lasciarsi abbattere, sapere che al di là, in lontananza, si vede sempre la luce. E in ultimo la fortezza, in questo caso la fanciulla tiene degli anelli di ferro, essere forti come questo metallo. Gli ultimi due, vedete, i personaggi sono maschili, sono invece virtù tipicamente cortesi, cioè quelle virtù che assolutamente l'abitante di un castello deve praticare. Silenzio. In un castello posso venire a contatto con, venire a sapere dei segreti, dei progetti del mio signore. Beh, devo saper tenere il segreto. Il signore è caduto, molto vecchio, in questo caso si appoggia un bastone per poter camminare, però come vedete ha le ali. Una vita spesa a immagazzinare esperienze, a crescere mentalmente, fa sì che alla fine, pur avendo un fisico che ormai non lo sopporta più, la sua mente ha le ali, riesce ad andare veramente oltre i limiti del proprio corpo. Riuscire a ottenere due livelli dove posizionare i suoi amici, tutela del territorio. I merli hanno un'apertura verticale, questo ci dice che gli armigeri erano dotati di arco, l'arco ha bisogno di un movimento in questo senso, fossero state balestre, sarebbero state orizzontali. Vi giuto, eh? Mentre è ben conservato. E appunto quando sono venuto, io so, 20-30 anni fa, erano tutti abitati e c'erano tutti